un venezuelano diplomatico in arrivo dal servizio in terra africana. Monsignor Edgar Peña Parra, arcivescovo titolare di Telept e fino a ieri nunzio apostolico in Mozambico, è stato scelto da Papa Francesco per succedere al cardinale Angelo Becciu agli affari generali della Segreteria di Stato. Il nuovo sostituto poliglotta è nato a Maracaibo il 6 marzo del 1960 ed è entrato nei ranghi della diplomazia vaticana nell'aprile del 1993, prestando la sua opera in Kenya, Jugoslavia, presso le Nazioni Unite a Ginevra e nelle nunziature apostoliche in Sudafrica, Honduras e Messico. Nunzio in un paese non facile come il Pakistan dal 2001 al 2014 e poi passato alla sede di Maputo. Il suo volto nei prossimi mesi diventerà familiare. Il sostituto per gli affari generali, infatti, è uno dei più stretti collaboratori del pontefice. Lo affianca nei viaggi e rende operative le decisioni del Papa. Con un paragone improprio si potrebbe parlare di una sorta di ministro per gli affari interni della Santa Sede, in contatto diretto con le sezioni che compongono la struttura politico-amministrativa vaticana, comprese le sedi diplomatiche. A capo della prima sezione della Segreteria di Stato, Monsignor Peña Parra custodirà anche il sigillo papale e l'anello piscatorio, con cui vengono sigillati tutti gli atti del pontefice, e sarà chiamato a portare avanti la transizione imposta dalla complessa riforma della Curia. Vedremo come, nel solco dei suoi predecessori, da Monsignor Montini al Cardinale Becciu, saprà interpretare il ruolo che gli è stato affidato. Sicuramente può contare sul vantaggio di parlare la lingua madre di Francesco.